Ciao a tutti! Allora, eccomi qua dopo il viaggio di Barcellona. Vi ho fatto vedere un po' come mi sono divertita, vi ho fatto, diciamo, uno spezzone del mio viaggio. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto perché ho visto che molte persone appunto hanno lasciato commenti e sono molto contenta che appunto questo video vi sia piaciuto, anche perché era per voi. Abbiamo pensato a voi innanzitutto prima di farlo. Prima di iniziare l'argomento di oggi, volevo anzitutto rassicurare tutte le persone che mi hanno chiesto: non stai più facendo video tutorial, non stai più facendo video di make up, ci stiamo un po' preoccupando, quindi state tranquille, il prossimo video sicuramente, ve lo prometto, ve lo giuro, sarà il trucco di Natale, il trucco natalizio. Per chi diciamo non ha molte idee ancora, guardi il mio comunque video scorso, lo metterò qui a fianco, e dove appunto faccio vedere il trucco natalizio dello scorso anno. Quest'anno ho una cosa ben diversa in mente. Non vi anticipo nulla, ma stamattina ho comprato tutto il necessario per fare appunto questo trucco che mi è venuto in mente in questi giorni. È un pochettino complicato, però ovviamente non è difficilissimo, anche perché lo sapete che io non faccio trucchi complicatissimi e difficili, ma trucchi che possono imparare a farli tutte. Ho già in mente il trucco anche per Capodanno, è un Capodanno molto, molto luminoso sicuramente, però non vi dico nient'altro perché altrimenti mi dilungo. Molte persone mi hanno chiesto: ma ci rifai vedere le compere che hai fatto a Barcellona? Ecco, io ho detto sì, certo che ve le faccio vedere. Non sono purtroppo niente di cosmetica, niente, non ho comprato niente trucchi. Perché? Perché avevo il bagaglio a mano e c'avevo solo 10 kg possibili da portare e non ci stava nient'altro altrimenti. Quindi ho dovuto, cioè mi sono adeguata e ho comprato soprattutto roba da vestire. Anzi, più che comprato, molte cose me le ha anche regalato il mio ragazzo per Natale, perché ci siamo un po' anticipati i regali di Natale, visto le cose bellissime che abbiamo trovato lì, allora ci siamo fatti i regali reciproci. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa maglietta che ho addosso. Mi alzo così ve la faccio vedere, è fatta così. Allora, è molto semplice, proprio c'ha questi bottoncini qua davanti, è fatta a righe ed è anche abbastanza lunga, arriva fino praticamente all'inizio delle cosce. È molto, appunto, ve l'ho detto, semplice, molto carina. E questa me l'ha regalata il mio ragazzo, l'ha presa da H&M, l'abbiamo presa lì perché ovviamente è il nostro negozio preferito, ormai ve ne siete arrivati a corti. Continuo con le cose che mi ha regalato lui, che ormai ho già iniziato. Allora, mi ha regalato questa sciarpa, la stavo cercando, come vi avevo detto tempo fa sul mio video delle sciarpe, rosso e nera con i quadri, ed eccola qui. Bellissima, comprata da H&M, tra l'altro al reparto maschile. Vabbè, non me ne frega niente perché alla fine mi piace questa sciarpa, fa molto caldo ed è molto bella. Bellissima proprio, me l'ha regalata lui subito al primo acquisto che abbiamo fatto. Vista, presa, comprata. Al Mare Magnum l'abbiamo presa, proprio al negozio, che i negozi che ci sono al Mare Magnum, vicino al porto di Barcellona. Poi, altra cosa che mi ha regalato, e questa è la cosa che preferisco di più perché io vado matta per i vestiti, allora io ho detto: amore, guarda, stavo cercando un vestito, secondo te quale mi sarebbe meglio tra tutti quelli che c'erano da H&M? Lui ha preso questo ed è questo qui. Adesso ve lo faccio vedere, diciamo mi alzo quindi ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qua, è un tubino proprio, come vedete è un tubino corto, molto bello, elegante, da mettere proprio per le feste, Natale, Capodanno, queste feste qui. Mi piace troppissimo, tra l'altro non costa neanche tanto, quindi anche quello è buono. E appunto H&M, vestiti così ce ne sono veramente tanti. Allora, poi ero alla ricerca di questa maglietta da un sacco di tempo, la mia amica Carlotta lo sanno tutte le persone che mi conoscono, e ho trovato la maglietta dei Beatles, eccola qui, bellissima, come vedete grigia, sempre da H&M. Ci sono anche di altri gruppi, c'erano dei Rolling Stones, c'erano mi pare dei The Doors, poi un altro gruppo, però non mi ricordo più. Queste magliette costano 14,90 euro, non costano neanche tanto. Andiamo avanti. Un'altra magliettina che ho preso, che è molto molto semplice questa, quindi eccola qua. Questa è una magliettina molto semplice, tra l'altro un po' stropicciata purtroppo perché dalla valigia proprio, tirata fuori dalla valigia, la devo subito mettere a stilare. È fatta così, semplice, stretta, proprio stile, cioè elasticizzato, sempre da H&M, pagata 9,90 euro, molto carina, color beige. C'erano anche di altri colori. Un'altra cosa che ho comprato, che praticamente è l'ultima, è questa camicia. Questa camicia l'ho presa da Bershka,
che appunto l'abbiamo praticamente scoperto questo negozio lì, sempre al Mare Magnum, che è vicino ai Ciandemo, sempre lì da quelle parti. E non sapevamo proprio com'era questa marca, non l'avevo mai provata, io non c'ero mai entrata, non sapevo un po' i prezzi, non sapevo niente. Una camicia in jeans molto carina, pagata 19,90 euro. Bella, proprio bella, si può usare con sotto delle t-shirt come appunto questa qui dei Beatles che vi ho fatto vedere. E quindi questi erano gli acquisti che ho fatto a Barcellona. Ora ci tenevo a farvi vedere un altro acquisto che ho fatto però qui a Cagliari, anzi sempre regalato dal mio ragazzo per Natale, ed è una maglietta di Zara che io avevo visto molto tempo fa, troppo bella, proprio vintage come piace a me, ed eccola qui. È la maglietta quella con i cornflakes, molto vintage, anni 80-90 penso almeno, mi ricordo quando ero piccolina io. E questa maglietta mi piaceva tantissimo, finalmente siamo tornati e l'abbiamo trovata, lui me l'ha regalata, infatti mi è piaciuta tantissimo, io l'ho subito ringraziato tanto. Allora, questi erano quindi gli acquisti di Barcellona, spero comunque che vi siano piaciuti, se qualcuno ha qualche domanda da farmi mette un commento qua sotto, comunque vi mandi un messaggio privato. Ora, dopo questa lunga, lunga introduzione di tutto il video, incominciamo a parlare dell'argomento di oggi, che ho deciso appunto di affrontare. Molte persone mi hanno chiesto cosa regali al tuo ragazzo per Natale. Io non so cosa regalare, non ho assolutamente in mente cosa regalare, sono proprio vuota, la testa vuota, non ho nessuna idea. Allora, io sono qui un po' per darvi uno spunto, per aiutarvi un pochettino a decidere se sempre se vi fa piacere, se lo ritenete una cosa assurda, improponibile, che non vi piace, non guardate il video. Comunque, io sono qui anche per questo, per aiutarvi soprattutto. Se vi posso dare una mano in qualche modo, lo sapete che io sono disponibile per queste cose, mandatemi un messaggio privato. Ma andiamo al dunque, non mi dilungo ancora. I regali che io preferisco fare, parlando appunto del mio ragazzo, comunque dei ragazzi in generale, guarda soprattutto le sue passioni, i suoi interessi e le cose che gli piacciono, che vanno un po' dai gusti musicali, allo sport, alla squadra di calcio che tifano, allo sport che praticano, appunto qualche altro interesse che può essere, non lo so, libri, manga, e non lo so, vediamo, collezionismo di qualcosa, è sempre uno spunto per pensare a cosa regalare. O altrimenti, cose comunque che sono molto utili, sono un portafoglio, che quello è sempre utile, soprattutto se magari ce n'è proprio bisogno, se vi rendete conto magari che si è rotto qualcosa, vi fa notare, non lo so, si è rotto questo, oppure mi serve questa cosa, io sono sempre attenta a queste cose qui, quindi mi punto subito, ok, so cosa regalare. O comunque un portafoglio, un portachiavi, una borsa tracolla se la usa, poi vediamo, una sciarpa, una bella sciarpa. Un paio di guanti, un berretto comunque, perché si usano anche, poi dipende appunto dalle persone che conoscete voi, dai vostri ragazzi, dovete un po' sapere voi i gusti, io vi sto un pochettino dando uno spunto, magari non rispecchia i vostri ragazzi, ma in generale così. E la maggior parte delle cose sono più che altro queste, oppure roba di vestiti, anche una bella camicia, un maglione, e i posti dove riuscite a trovare tutte queste cose, queste idee regalo, diciamo sono Zara per maglioni, camicie, queste cose, Piazza Italia lo stesso, che non costa neanche tantissimo, ci sono cardigan, maglioncini, c'è un po' di tutto. Poi riuscite a trovare invece posti per prendere tipo portafogli, borse, portachiavi, sono Carpisa, Segue, tutti questi posti qui, anche Combibel. Altrimenti potete puntare un po' sui gusti musicali, comprare, non lo so, un CD, un DVD, che quello l'ho comprato un po' ovunque, tipo a Media World, all'Unieuro, oppure nelle librerie tipo Feltrinelli, Ubik, oppure se volete puntare su cose più personali, tipo una foto vostra incorniciata, è molto carina come idea, oppure non lo so, un poster di un gruppo, del suo gruppo musicale preferito. O se volete invece fare qualcosa di più personalizzato, allora un profumo. Se gli manca un profumo, comunque notate che andate in giro e sentite un profumo e gli piace, prendetegli un profumo. O al limite si fa la barba, un set con il dopo barba e tutte le cose. Oppure magnoschiuma, shampoo, creme per il corpo se ne usa. Una bella t-shirt.
Anche quello è un bel regalo comunque, se è amante di queste cose un po' vintage, come sta usando questo periodo. Cosa di più personalizzato ancora sarebbe di fargli voi qualcosa, tipo dei biscotti se è goloso, una torta, non lo so, una crostata, qualcosa comunque di vostro, ok? Comunque gli fa piacere, se è goloso gli fa piacere e gli regalate anche questo insieme ad un altro regalo. Anche questa sarebbe una buona idea. A me appunto piace molto cucinare, il problema è che il mio ragazzo non gli piacciono tanto i dolci, quindi regalargli cose di tipo biscotti non sarebbe assolutamente il suo caso, cioè il mio caso, perché non gli piacciono tantissimo. Una cinta, una bella cinta, anche un regalo, quella la comprate un po', ce la trovate ovunque, anche Calvin Klein la trovate, costa poco, su una ventina di euro, trentina di euro, ve la cavate, e sono anche molto belline le cinte, me lo ricordo. Poi vediamo, se invece volete spendere di più e il vostro budget è più appunto alto, potete anche regalargli un cellulare, un iPod, un PC portatile, sicuramente qualcosa di tecnologico se gli piace, se sapete che gli piace. La cosa che vi posso consigliare è andate proprio ad intuito, nel senso che io la maggior parte delle volte, che sia per il mio ragazzo, che sia per amiche o per i miei genitori, vedo una cosa e appena mi colpisce io penso subito: ah, questo andrebbe benissimo per il mio ragazzo, oppure ah, questa gli piacerebbe tantissimo a mia madre, e gliela prendo subito. Quindi vado molto sull'intuito. Passiamo sulle vostre amiche. Se avete un po' di dubbi su cosa regalare alle vostre amiche, anzitutto, l'anno scorso ho fatto un video dove parlavo di trucchi, di trousse che andavano bene da regalare, che sono sempre quelle della Deborah, della Pupa. Sono sempre valide queste cose, comunque da linea bellezza trovate un po' di tutto. Io ho visto quest'anno che va anche, diciamo, molto, questa specie di trousse grande che mi pare sia sempre della Deborah, abbastanza grande, dove c'ha tutti gli ombretti di tutti i colori ed ha anche a prezzi molto accessibili, tipo sui 15 euro, e sono abbastanza grandi, vanno di varie dimensioni. Le ho viste qui a Linea Bellezza di Via Paoli. Io mi sono sbizzarrita un po' quest'anno, ho già fatto tutti i regali, perché non perché sono ansiosa o così, ma perché adoro fare regali, e quindi mi sono fiondata, appena ho visto qualcosa subito comprato. Infatti i regali sono tutti fatti tranne i miei genitori, che devo ancora pensare bene. Quindi un'altra cosa che vi posso dire per le vostre amiche sono sicuramente dei prodotti di cosmetica, di make-up, che potete trovare anche dei cofanetti molto bellini, tipo alla Kiko, o comunque anche di creme per il corpo, di profumi, di cose anche tipo sciarpe o guanti, tutti assieme, sono troppo bellini. Anche collane, orecchini, braccialetti. Troppo bellini, queste cose qui sono troppo belline. Io anche da Brigitte Bijou lo controllo sempre, ho comprato molte cose lì per le mie amiche. Potete puntare anche su cose, accessori per i capelli, cerchietti, forcine, fiori per i capelli, cose così. O comunque sempre per le amiche qualcosa che magari sono fissate. Per esempio, le mie amiche la maggior parte delle volte mi hanno regalato trucchi, perché appunto sanno che sono un po' fissata con i trucchi, e quindi tramite le mie passioni hanno scelto il mio regalo. Questa è un'altra cosa che vi consiglio. Invece per i vostri magari genitori o comunque parenti, vado soprattutto io, almeno per me, sempre sulle passioni. Per esempio mio padre è sfegatato del Milan, tifosissimo, quindi sto aspettando da qualche parte che nel Milan Store arrivi questo cappello, che non riesco a trovare da nessuna parte, quindi magari chiedi Milano e ce l'ha. È un cappellino che è tipo cicia, non so come spiegarvelo, invernale, con le striscioline invece che rosso nere sono dorate. Non riesco a trovarlo da nessuna parte, nel Milan Store mi dice che non è disponibile, ma gli altri colori sì, e proprio quello no, quindi non capisco se arriverà o meno, e spero che arrivi prima di Natale perché lo vorrei ordinare. Se qualcuno ne sa qualcosa me lo faccia sapere, anche se non lo so, visto che ragazzi mi seguono poco e soprattutto milanisti ancora di meno, penso, ma non lo so. Quindi per mio padre sicuramente queste cose qua, per i genitori a me piace regalare sempre profumi, creme per il corpo, libri, soprattutto se magari sono fissati di un'autrice o un autore preferito, comprate libri.
altrimenti cose comunque tipo cinte, portafogli, portachiavi, ombrello, cose comunque che servono, sempre utili. Fammi sapere se vi sono stata utile, spero tanto di sì, lasciate un commento al limite perché ne sarei veramente contenta, fatemi sapere cosa ne pensate e sicuramente al prossimo video, come vi ho detto, farò un make-up, il make-up natalizio, il famoso make-up natalizio. Ormai ho superato i 200 video, vi ringrazio a tutte perché se non fosse stato per voi non avrei continuato così, non sarei arrivata a tal punto. Quindi vi mando un mega bacione, grandissimo, grandissimo. E innanzitutto vi auguro l'inizio di buone feste. Oggi siamo praticamente quasi alla metà di dicembre, quindi manca veramente poco a Natale e inizieranno una carrellata di video tutti natalizi, quindi preparatevi e aspettate i miei video. Farò vedere il mio albero natalizio, il mio albero di Natale con tutti i regali sotto l'albero, ve lo dico già. Quindi spero che vi piaccia. Bacione, ciao! Ecco il mio albero di Natale, come vedete è abbastanza grande, l'abbiamo arredato quest'anno con rosso e oro e poi con sopra appunto la stella di Natale con Babbo Natale, quello l'ho scelto io di metterlo. Ci tenevo a farvi vedere le decorazioni che ho preso, anzi no, la decorazione che ho preso a Barcellona, che è questa qui, con scritto Feliz Navidad, è troppo bellina. E poi ancora più da vicino volevo farvi vedere quest'altra che ho preso da Harrods a Londra, troppo carina con questo orsacchiotto. E poi ovviamente sotto l'ho già ricoperto di regali, perché tu, voi mi direte vabbè, ma Buon Natale non è ancora passato, così. Boh, a me piace, non mi piace tanto vedere l'albero vuoto, quindi lo vedevo troppo vuoto con senza niente sotto, e quindi ho deciso di mettere già tutti i regali, li ho già tutti impacchettati, tutti quelli di famiglia, amici, parenti, amiche, tutti. E ci tenevo appunto a farvi vedere nel complesso il mio albero di Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari postate un video vostro del vostro albero di Natale che mi farebbe tanto piacere.